Due componenti di una banda nel buco sono stati sorpresi e arrestati dalla polizia a Napoli mentre scavavano un buco su un muro perimetrale confinante con la rete fognaria sottostante le filiali dell'agenzia Credem del Banco di Napoli e del Monte dei Paschi di Siena nella centrale Via Foria. I poliziotti sono intervenuti dopo una telefonata che ha segnalato la presenza di una luce accesa in un terraneo che si trova alla profondità di 5 metri. I ladri sono stati sorpresi mentre scavavano su un ponteggio. Due sono stati bloccati mentre una terza Persona di esile corporatura è riuscita a sfuggire all'arresto infilandosi nel buco. Le due persone arrestate sono Vittorio Rappuano, di 49 anni, che ha anche ingaggiato una colluttazione con i poliziotti, ed un ucraino di 29 anni che è stato raggiunto dagli agenti dopo una breve fuga. La polizia è ora sulle tracce del fuggitivo. I cunicoli sottostanti i tre istituti bancari sono stati ispezionati dai sommozzatori dell'Ufficio di Prevenzione Generale della Questura di Napoli. Sequestrati trapani, martelli a percussione. Pistoni, idraulici, pali di ferro, torce, stivaloni a gamba lunga, numerosi guanti, tute antipioggia ed altro materiale. Gli investigatori non escludono che i tre ladri avrebbero messo a segno il colpo nei prossimi giorni, in occasione del pagamento delle tredicesime. I tre sono tutti accusati di tentativo di furto aggravato in concorso. I due arrestati anche di resistenza e lesioni personali. Gli agenti coinvolti nella colluttazione, infatti, hanno riportato lesioni guaribili in dieci giorni. L'Ucraino è stato anche denunciato perché privo del permesso di soggiorno in Italia.